Bene, benvenuti. Vediamo come realizzare delle piccole, diciamo, sculture 3D con l'aiuto di un programmino open source che si chiama Dust 3D. Ora, Dust 3D è un programmino minuscolo, sono 18 MB, che gira su Windows, su macOS e su Linux, e che permette di realizzare delle cose abbastanza semplici, diciamo, ma che nel nostro caso, per il nostro corso, possono essere molto utili. In particolare, quando lo lanciate, vedete che vi trovate di fronte a un'interfaccia che all'apparenza è un pochino complessa. E tutto sommato, questo secondo me è la difficoltà principale. Un programmino che fa un sacco di cose, ma per impararle ad usarle occorre avere un po' una guida. Io ricordo che all'inizio mi sono sentito, diciamo indifeso, nel senso che non sapevo cosa fare. Poi dopo ho guardato qualche video, ho visto come funzionava il workflow, quindi come si lavorava, ho capito anche come funzionavano pian pianino anche tutti questi singoli oggetti, e vedete che alla fine, una volta saputo come domarlo, diciamo che è abbastanza intuitivo, nel senso che, vedete, qui abbiamo questo cagnolotto, il cagnolotto è ottenuto da un insieme di pezzi, in particolare qui vedete che c'è questo qui, è il pezzo della testa, questo qui è il pezzo diciamo del corpo, quindi le due zampe e fino alla coda. Queste qui sono due zampe, anzi no, questo qui sono la testa con le orecchie, diciamo, e questo qui è la sono le zampe di dietro e queste sono le zampe davanti. Ora, la caratteristica di questo programmino è che permette di rappresentare con solo queste sferelle, diciamo, quello che ci interessa. Adesso facciamo solo un piccolo giro di qua. Vedete che qui possiamo trascinare. Adesso qui su ecco, vedete, premendo il tasto centrale con lo shift posso spostare e con la rotellina posso aumentare la dimensione del modello finale, no? E con lo shift me lo metto in posizione, diciamo, di interesse. E poi qui adesso, come vedete, è un po' incasinato, però quando seleziono un oggetto, questo, posso fare in modo. No, innanzitutto posso accedere a tutta questa sequenza di tastini, di cui uno, credo il secondo, no, round end, ce n'è uno che fa il blocco. Questo permette. Cioè, questo qui quando è evidenziato così, cioè quando è selezionato, nasconde il nodo. Cioè, i nodi sono queste cose dove vedete, ad esempio, adesso questo qui è il muso vedete che è rappresentato semplicemente in questo modo, cioè con tre pallini. Per capirsi, questi pallini rappresentano questo muso del cane, quindi questo qui rappresenta la parte alta. Questa è la parte in mezzo e questa è la parte in basso del muso del cane, no? E questa rappresenta, diciamo, la direzione lungo il frontale, diciamo, quindi è come se lo vedessimo così. Quindi vedete che questo qui illustra esattamente come si manifesta frontalmente, e questo qui invece cerca di capire come è disposto invece lateralmente. Quindi in pratica Dust 3D ha sempre la visuale frontale e la visuale laterale, e la visuale frontale sono questi cerchi rossi e la visuale laterale sono questi cerchi sono verdini qua. Quindi come funziona? Prendiamo appunto questo oggetto già fatto, quindi è più facile capire cosa succede. Prendiamo il cerchio, questo qua, e poi possiamo trascinarlo. Vedete che se trasciniamo questo cerchio qua, lo trasciniamo nel profilo. Vedete che quindi il muso viene messo, e quindi possiamo controllare il modo in cui il profilo della testa si. Quindi vedete che bastano tre sferelle per ottenere da un lato
vedete che adesso l'ho fatto leggermente diverso, e dall'altro lato posso anche modificare anche frontalmente, quindi anche qua posso prendere il posso selezionare una singola sferella e vedete che la faccio rientrare. E qui in questo caso vedete che in qualche caso se abbiamo il adesso si è appena crashato, quindi prima volta che mi cresce, comunque riprendiamo se ce la facciamo il nostro esempio, quindi abbiamo open downloads cane, quindi riprendiamo il nostro esempio con questo cagnolotto che vedete che ce lo fa vedere in angolo, quindi lo selezioniamo e ce lo mettiamo sempre con lo shift in mezzo e poi con il come si chiama, la rotellina del mouse ce la possiamo muovere. Qui sto premendo il tasto destro che serve a rotellina e così possiamo, diciamo, muovere il nostro cane. Torniamo ancora al nostro dunque qui abbiamo detto nascondiamo tutto tranne la testa, quindi questa è la nostra testa famosa. Volevo ancora farvi vedere due cosine prima di poi di passare a farne uno no, noi, e cioè il fatto che se mentre siamo su una di queste sferelle e poi muoviamo il mouse, cioè la rotellina del mouse, quindi allarghiamo la freccina, cioè la dimensione di questo cerchio, praticamente vedete che cambio quanto grosso è questo. Quindi in pratica c'è questa possibilità, diciamo, di modificare in maniera molto limpida quello che cioè quanto diventa ciccio, diciamo, il singolo pezzettino. Così come adesso abbiamo visto la testa, possiamo lavorare anche sul corpo, quindi il corpo abbiamo visto per esempio questo, qui lo mettiamo, quindi vedete che è importantissimo e ve lo insegno proprio come primissima cosa, la possibilità di far vedere solo un pezzo, cioè solo un pezzo dell'animale, in questo caso stiamo controllando diciamo, il corpo che parte anche con le orecchie e giunge fino alla coda, quindi questa qui è la coda, e anche qua stesso discorso, se io clicco qua su questo pezzo di coda e lo allargo, vedete che si allarga automaticamente anche lì quello che realizzo. Quindi qui oltretutto è stato fatto anche un modificatore di a specchio. Lo specchio è questo, uno di questi qua, vediamo un po', questo è il subdivide e questo Ah no, questo è il round end e questo qui è quello che fa il mirror. Quindi se questo facendo il mirror, lui praticamente tutto ciò che facciamo lo fa specchiato. Se togliamo il mirror, vedete che fa soltanto mezza parte del nostro cagnolino. Invece rimettendo il mirror raddoppia e quindi otteniamo la parte. Il modo di suddividere il nostro animale lo decidiamo noi. Quindi in questo caso secondo me forse non era correttissimo aver messo il corpo insieme alle orecchie, probabilmente conveniva separarlo in due, ma adesso vediamo come fare per separarlo in due. Però, giusto per riassumere, quindi di tutti questi tastini abbiamo visto il campetto che fa questo qui che fa il mirror praticamente, quindi toggle mirror, poi ci sono questo campo qua che fa il subdivide. Subdivide serve perché lui normalmente queste cose, ecco qui, c'ho sempre, facciamo con manzetta, ok, comunque adesso qui mi scappa sempre la rotellina quando lavoro con questi, quindi assicuratevi cliccando eventualmente di cliccare qua in modo tale che la rotellina agisca proprio su quello, altrimenti se avete selezionato qualcosa è un casino. Quindi tocchiamo qua, selezioniamo il nostro cagnoletto e continuiamo a vedere un po' le altre cose. Allora, questo abbiamo detto che era per vedere il nodo o nasconderlo, quindi in pratica se è acceso vuol dire che sparisce,
Vedete questo? Invece se lo tolgo vuol dire che mi riappaiono i nodi. Il secondo elemento invece indica il lock. Ecco, il lock può essere molto interessante perché vuol dire che se io non voglio modificare, cioè metto il lucchetto a tutte le parti che non voglio toccare. In questo modo, anche se io lo vedo e poi vado qua, se muovo la rotellina o se cerco di muovere, non me lo lascia muovere. Il che è molto interessante proprio per evitare, cioè una volta che avete trovato un pezzo del vostro animale che è a posto, è inutile star lì a modificarlo. Però adesso per i fini di questa piccola spiegazione rimetto, cioè tolgo il lucchetto, andiamo a esplorare l'altra cosa. Allora, join o remove non l'ho ancora esplorato, quindi lo farò vedere ancora magari in un altro video. E sicuramente vedremo una parte di quello che ci interessa perché come vedete c'è arredi, materiali eccetera, ma noi cerchiamo di essere semplici. Sotto abbiamo il subdivide, dicevo. Subdivide serve per avere vedete che è abbastanza definito. Se noi togliamo il subdivide, questo, cioè vedete che il segno subdivide è un cerchio, che vuol dire che lo fa abbastanza arrotondato, ma se noi lo togliamo, vedete che rimane ancora più low poly, nel senso che diventa meno arrotondato, quindi con meno ancora vertici, perché in realtà ne usa pochissimi per ottenere questo effetto, ma io ho visto che per ottenere le cose un pochino tonde è meglio mettere il subdivide. L'altro, questo, è un round end. Questo qui praticamente controlla come apparirà l'estremità, cioè se noi gli togliamo questo simbolo, vedete che l'estremità diventa mozzata, mentre se invece noi glielo mettiamo, l'estremità tende a essere un pochino arrotondata. Poi abbiamo, vediamo un po' se c'è qualcosa, il chamfer non ho la minima idea di cosa sia in questo momento, cut rotation neanche, e l'ultimo cos'è? Deform, lasciamo perdere. Quindi lavoriamo soltanto con queste cose che vi ho detto. E quindi tranquillamente adesso proseguiamo a fare un animale ex novo. Separiamo i video, quindi questo primo video ho fatto un excursus di com'è. Ah, tra l'altro, prima di abbandonarlo, vediamo l'esempio che fa vedere. E l'esempio che fa vedere in questo caso addirittura un corpo umano. Come vedete, è fatto un corpo umano e qui secondo me ha fatto un po' di mestierini. Quindi ha usato, innanzitutto, come vedete, ha usato tutto molto arrotondato. Alcune cose le ha fatte con il toggle, questo saranno credo i piedi. Molte sono mirror, quindi ha usato il mirror e poi ha usato un pochino anche il deform. Ma noi adesso, ripeto, nel prossimo video vi faccio vedere una piccola costruzione invece che cerca di rifare un piccolo animale. Arrivederci, a tra poco.